E passiamo al numero 145. Si tratta di una interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolta all'assessore Cecchini. Pascoli fantasma in aree pubbliche, montane, locate ad aziende fuori regione. Rischio truffe, necessari interventi normativi urgenti a tutela della pastorizia locale. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prima di dare la parola ai consiglieri Liberati o Carbonari, prego le persone presenti in sala di tenere un atteggiamento consono. Grazie. Grazie Presidente. Dunque, oggi parliamo di un argomento molto delicato. In Italia, purtroppo, come è noto, si tenta da parte di alcuni di rubicchiare di tutto, dalle montagne al mare. In Umbria il mare non c'è. E allora che succede? Che assistiamo a qualcuno che tenta di portarsi via le montagne. È una vicenda molto seria, e è la vicenda dei cosiddetti pascoli fantasma, una vicenda della quale in altre regioni la Guardia di Finanza si è ampiamente occupata e su cui mi auguro che anche qui ci siano gli opportuni approfondimenti. Accade che il Messaggero, con tre articoli di marzo e di aprile, si occupi dei pascoli finiti, in realtà pascoli finti, quelli assegnati ad alcune società spesso del nord che da anni, lustri e decenni li hanno in mano, li detengono, non portandoci le bestie, ma li detengono esclusivamente in base al fatto che la politica agricola europea, la politica agricola comune, la PAC, assegna i titoli e quindi i soldi sulla base del possesso dei terreni. E allora siamo giunti alla perversione massima di vederci sottratti tutti di fatto i nostri terreni della Valnerina, ma in una larga estensione, aree che vanno dalla Valnerina alle aree dell'Appennino Eugubino Gualdese, sottratti scientemente da anni da soggetti che non portano a pascolare nulla. E le nostre imprese chiudono perché devono andare fuori regione con costi crescenti, eccetera, eccetera. La stampa se ne è ampiamente occupata, la vicenda è una vicenda nota, il capo della Confederazione Italiana degli Agricoltori ha parlato di uno scandalo, di una battaglia per cambiare i bandi di gara dei comuni. È chiaro che la regione può fare molto e può soprattutto, a mio parere, segnalare pubblicamente come stanno andando le cose, perché siamo di fronte non soltanto a una distorsione nel mercato, a una sleale concorrenza tra imprese, a un meccanismo che premia chi opera, mette in campo vere e proprie truffe all'Europa, allo Stato italiano, alla nostra regione. Mi è stato anche detto di sgherri che vanno sotto ai comuni. Nel momento sgherri di soggetti non ben precisati, ma su questo poi faremo le opportune denunce, che peraltro mi risulta ci siano già presso le competenti autorità, vanno presso i comuni, sotto i comuni, a minacciare chi porta all'allevatore locale la propria busta con la gara, con diciamo, l'offerta, no? Situazioni inconcepibili e inaccettabili in Umbria. E ovviamente in Italia e in qualsiasi paese moderno occidentale avanzato. Allora, questi signori devono sapere che da oggi è finita, per quanto ci riguarda. Sono convinto che saremo su questo totalmente concordi nel volere un altro approccio serio, libero, orientato al rispetto delle regole da parte di tutti coloro che hanno messo in campo queste attività truffaldine. Se ne devono andare e devono rispondere davanti alla legge. Quindi io chiedo all'assessore semplicemente di comunicarci gli ettari di pascolo che sono stati ingabbiati, presi in ostaggio da questi soggetti e poi insomma su come si intenda tutelare davvero la pastorizia umbra, magari mettendo in campo in modo diverso rispetto al passato l'AFOR, le comunità montane in liquidazione, la tempo. Banca delle terre, eccetera, eccetera.
Quindi ecco, da parte vostra chiedo un segno di novità, di discontinuità, di un segno positivo e concreto rivolto ai nostri pastori, a chi da sempre svolge questa attività. Grazie. Bene, grazie. La parola all'assessore Cecchini. Sì, ma io intanto voglio partire da una considerazione che è anche, come dire, un atto dovuto. Se il consigliere interroganti suona a conoscenza di possibili truffe nei confronti dell'Europa, dello Stato o delle regioni o dei comuni, è chiaro che debbono informare le autorità competenti, perché non è questa la sede per appunto darne conto. Per quanto ci riguarda, come Regione dell'Umbria, sugli allevamenti o la zootecnia ci pare che facciamo molto, indipendentemente adesso del tema trattato. Noi abbiamo messo a disposizione degli allevatori una misura benessere animale che mette a disposizione la percentuale più alta a livello finanziario di tutte le regioni, una misura che hanno preso e stanno prendendo come riferimento tutte le altre regioni. Questo per confermare l'intenzione di questa giunta regionale, dell'amministrazione regionale, di dare una mano all'allevamento, che rappresenta anche un presidio importante per il territorio. Terza considerazione: nel momento in cui siamo stati chiamati a dare un parere, come Regione dell'Umbria ci siamo espressi con parere negativo nei confronti di questa procedura, nel senso che anche noi riteniamo che ci potrebbe essere una maggiore possibilità per i nostri allevatori, per i nostri agricoltori, nell'utilizzo di terre che sono normate, quelle del pascolamento, da norme comunitarie e che quindi stanno sotto determinate procedure e regolamenti, indipendentemente dal fatto che come Regione, appunto, nel momento in cui dovevamo dare il nostro punto di vista, abbiamo dato un punto di vista che è contrario a come avvengono le cose in questo momento. La verità è che comunque le ultime norme comunitarie hanno tolto di mezzo quantomeno una procedura che era quella che venivano presi i pascoli in affitto e, indipendentemente dal fatto che ci tenevano sopra il pascolamento, quindi gli animali o meno, li tenevano fino alla durata dell'affitto. La circolare del 2013, il regolamento 1307, stabilisce che laddove attraverso le procedure previste un soggetto prende in affitto un pascolo, lì sopra ci deve essere il pascolamento e allo stesso tempo con animali di proprietà di colui che prende in affitto le terre iscritte alla Banca Nazionale Dati, alla BDN, Banca Dati Nazionali. E queste sono un po' le procedure previste dalla Comunità Europea e usate in questo momento per affidare i pascoli. Sulla domanda più precisa, quanti sono i pascoli dati in affitto, quant'è l'ammontare della PAC che va per queste, per questa azione, noi come Regione non siamo in grado di dare i numeri, i risultati, per un motivo: perché la PAC, il primo pilastro, viene trattata direttamente da AGEA, non passa minimamente dalla Regione, né come procedura, né come fascicoli, né come informazione. Queste sono informazioni che ha naturalmente AGEA, che è l'organismo che paga, e i CA, che hanno naturalmente, attraverso i fascicoli che caricano, tutte le informazioni. In generale, l'informazione che noi abbiamo è che i pascoli in Umbria coprono circa il 60.000 ettari, e di questi 60.000 ettari la gran parte sono di proprietà privata, dove non si può comunque intervenire. Circa 25.000 ettari ricadono all'interno del demanio civico e quindi lì vengono assegnati con i criteri che hanno le comunanze agrarie o, laddove non ci sono, i comuni che per essi svolgono tale funzione, e per statuto e regole della comunanza agraria in prima battuta debbono essere assegnate a chi ne ha diritto, quindi in uso civico,
pubblico a coloro che all'interno della comunanza ne hanno diritto, in mancanza, laddove determinati terreni non li richiedono, coloro che ne hanno diritto attraverso procedure comunque pubbliche, visto il carattere della comunanza agraria, che comunque con l'ultima sentenza non è più ente pubblico ma a natura privata, e di conseguenza come Regione neanche possiamo entrare in merito a quelle che sono le procedure che stabilisce la comunanza agraria. No, oh, queste le comunanze agrarie, gli usi civici sono altra cosa. Il patrimonio che gestisce AFOR comunque è poco, è meno di 3.000 ettari, è poco più di 2.000 ettari. E il patrimonio che AFOR gestisce è il patrimonio della Regione e riguarda Monte Subasio, Monte Peglie, Selva di Meana, l'Alta Umbria. Anche questo viene assegnato attraverso procedure di bandi all'interno dei quali, per rispetto delle norme, non può essere inserito il criterio della residenza. Non è che l'Agenzia di Forestazione può fare un bando dove dice determinati pascoli possono essere, devono essere assegnati agli umbri, perché questo le regole lo escludono. La cosa che si può fare ed è stata fatto è quella di individuare comunque dei soggetti che possono essere ad esempio imprenditori giovani, no? In relazione anche alla scelta che ha fatto la Commissione europea, il testo unico, e quindi dar priorità ai giovani imprenditori, ma escluso che si possa appunto dare corsie preferenziali, così come avviene nei concorsi, così come avviene in tutte le procedure della pubblica amministrazione, esclusivo ai residenti. Ecco, questa è un po' la panoramica per affermare che stiamo dentro un quadro normativo ben preciso. A noi non risultano pascoli fantasmi, anzi negli ultimi tempi erano stati segnalati sovraccarico di animali all'interno di spazi ristretti. Ci sono stati dei controlli che in realtà comunque non hanno ravvisato cose negative, ma ripeto, laddove risultino agli interroganti reati e truffe, è chiaro che ne debbono mettere a conoscenza le autorità competenti. Grazie, vi prego di accorciare un po' i tempi perché allora, siamo andati veramente fuori. Grazie all'assessore, prego. Ma insomma a me risultano, non solo dalla stampa, qui ci sono nomi e cognomi, gente che si alza la mattina alle 4 per fare questo, portare avanti questo mestiere, una famiglia, quindi voglio dire è quasi ictu oculi. Agea mi pare che sia oggi in Umbria, in questi giorni in Umbria. Io credo che basterebbe portare loro questi articoli ed altro, segnalazioni pubbliche, e farli rendere, e renderli edotti di questa grave situazione. Lei esclude la territorialità, ma ci sono dei comuni umbri che per fortuna invece l'hanno prevista e di fatto hanno escluso che un diritto di prelazione, quello delle precedenti aziende che stavano lì, potesse bloccare la situazione per anni e decenni. Io credo che insomma non si possa continuare in questo modo. Il regolamento c'è, ma alla fine c'è il subaffitto, purtroppo, che è totalmente fuori dalla norma, è una modalità, un escamutage trovato da questi furboni, lo ripeto 3 volte. Per quanto mi riguarda, quanto ci riguarda come gruppo politico, unitamente immagino alla, sono certo, anzi alla buona volontà di tutti voi, noi queste storie le dobbiamo snidare, scovare, snidare ed eliminare, perché altrimenti tutte le belle parole e promesse, impegni sul benessere animale serviranno a ben poco, quando i pascoli saranno distrutti, quando i terreni saranno dissestati, quando le imprese saranno chiuse. Grazie. Grazie. Andiamo avanti con l'ordine del giorno. Abbiamo un'interrogazione del consigliere Fiorini rivolta all'assessore Cecchini, mancato rispetto degli impegni presi con Agea per il pagamento delle misure del piano di sviluppo rurale 14-20, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Attraverso questa interrogazione cerchiamo risposte ad una situazione critica che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura umbra, cioè il ritardo dei pagamenti delle varie misure del PSR 2014-2020 da parte di Agea e le aziende agricole del nostro territorio che hanno partecipato ai bandi attivati per essere competitivi
sui mercati nazionali ed internazionali non possono più tollerare le lungaggini burocratiche innescate dall'organismo che dovrebbe liquidare risorse vitali per far fronte agli investimenti messi in campo. Non è più il momento delle promesse non mantenute, né tantomeno di tavoli dal risultato interlocutorio. Si era promesso nell'incontro promosso nel settembre 2017 dall'assessorato all'agricoltura presso la sede di AGEA, cui hanno partecipato i sindacati di categoria, che entro dicembre 2017 sarebbero state evase e pagate la quasi totalità delle pratiche sospese dell'annualità 2016. Invece siamo qui oggi a dover amaramente constatare che solamente poche istanze sono state ottemperate. La situazione è diventata insostenibile perché un comparto così importante per la nostra regione come quello dell'agricoltura merita il rispetto degli impegni presi perché si possano onorare gli investimenti programmati per mezzo delle misure del PSR 2014-2020. Chiediamo quindi alla Giunta e all'assessore competente come intende porre fine a questa fase di stallo in cui AGEA sta lasciando tante aziende agricole umbre, molte delle quali sull'orlo di una crisi finanziaria che ne sta compromettendo il futuro e la fiducia nell'intero settore. Grazie. Bene, prego Assessore Cecchini. Ma siccome la campagna elettorale è finita, forse è opportuno parlare di numeri più precisi, altrimenti corriamo il rischio di dare un'idea dell'agricoltura umbra e in generale dell'andamento del PSR dell'Umbria che non è quello reale. A fronte di tutte le problematiche che ancora abbiamo con AGEA, noi siamo la seconda regione a livello nazionale per capacità di pagamento. Dopo il Veneto c'è l'Umbria, anche davanti a tutte quelle regioni che hanno un organismo pagatore proprio, quindi evidentemente che fatto che testimonia la difficoltà che c'è nella parte iniziale, le prime annualità di ogni piano di sviluppo rurale da parte di AGEA nel mettere a sistema, a disposizione piattaforme informatiche, sistemi e algoritmi che facciano far sì che i pagamenti siano eseguiti in contemporanea con gli impegni presi. Ma a fronte di ciò, noi, la Regione dell'Umbria ha già superato il 21% della spesa, spesa vuol dire pagato, con circa 200 milioni di euro. Dicevo prima che siamo la seconda regione per capacità di pagamento. Sono già state pagate 39.000 domande, oltre 35.000 per le misure a superficie e oltre 4.000 nelle misure investimento. L'Umbria non è più a rischio disimpegno sia per il 2017 che per il 2018 e stiamo con i prossimi decreti di AGEA superando anche il 2019, anche in controtendenza rispetto a un insieme di regioni anche del centro-centro-nord che hanno serie difficoltà a mantenere quell'impegno, il famoso N+3, che vuol dire fare una spesa tale che comporta il mancato rischio di disimpegno. A fronte di tutto ciò, non è vero che c'è un'agricoltura al collasso, perché comunque sia oltre il 70% degli agricoltori che hanno presentato domanda nel 2015 ha ricevuto i pagamenti, solo un 7% non ha ricevuto alcun pagamento del 2015, tenendo conto che l'Umbria è stata una delle pochissime regioni che ha aperto tutti quanti i bandi sia per gli investimenti che per le misure a superficie, indennità compensative, benessere animale, biologico e agroambiente. Di questi solo un 7% non ha avuto alcun pagamento,
Per quanto riguarda il 2016, c'è stata la deroga da parte della Commissione europea di far fare i pagamenti indipendentemente dai controlli preventivi e quindi la quasi totalità dei beneficiari ha ricevuto i pagamenti del 2016, non è ancora partita la procedura per pagare il 2017. La nuova programmazione prevede che ci sia una procedura diversa rispetto a prima, che è quella della VCM, verificabilità e controllabilità della domanda, che presuppone appunto una verifica a priori, per poi mettere nelle condizioni AGEA di costruire l'algoritmo e di conseguenza sanare anche quelle tutte pratiche che hanno delle difficoltà. Su questo si sta lavorando e l'impegno che naturalmente ha preso AGEA, non tanto la Regione, perché la Regione fa il negoziato, riporta le risorse, apre le misure, pubblica i bandi, fa l'istruttoria, poi l'organismo pagatore è AGEA. AGEA aveva garantito a settembre che entro il mese di dicembre avrebbe garantito la gran parte dei pagamenti, così non è stato, siamo tornati anche a novembre con una delegazione del Tavolo Verde e dal momento in cui persistono ancora pagamenti non fatti, perché anche se è vero che oltre il 70% dei richiedenti nel 2015 ha avuto i pagamenti puntuali, ci sembra che un 30% sia comunque molto consistente, che ha ancora difficoltà. E quindi in questo caso abbiamo concordato con AGEA un incontro che doveva essere domani, poi AGEA ci ha chiesto di spostare al 4 e quindi il 4 ci sarà l'incontro con i vertici di AGEA e il tavolo verde allargato qui in Regione per vedere in che modo accelerare i pagamenti bloccati e concordare procedure più snelle per la rimanente parte dei pagamenti del piano di sviluppo rurale. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Grazie Presidente, io all'affermazione dell'Assessore è finita la campagna elettorale, non capisco sinceramente cosa c'entri, comunque che questo è un problema reale. Non mi risulta onestamente che sia stato pagato per il PSR per il 70%, ma una cosa che ho ascoltato interessante è che la prossima settimana c'è l'incontro con AGEA. Io trovare il modo per accelerare il pagamento, questo è importante e spero che l'assessore metta tutto l'impegno possibile e immaginabile perché si sblocchi questa situazione. E per il resto non voglio far polemica, ma le dico solo, Assessore, visiti alcune aziende, ma non le grandi aziende che hanno preso fior di milioni di euro, e qui apro anche una parentesi, sto aspettando dagli uffici l'elenco delle aziende che hanno usufruito del PSR, dove non ci sono i nominativi ma solo gli importi, perché alcune aziende, mi ricordo, hanno preso 9 milioni di euro, e le aziende che io incontro quotidianamente sono piccole aziende, piccole realtà che stanno in difficoltà, che con pochi soldi, 50, 100 mila euro, ridiamo vita. Dunque la invito anche a fare un giro in queste piccole realtà, perché la piccola realtà è quella che poi dà la possibilità di crescere alla grande realtà. Grazie.